su invito del colonnello Rizzo, del colonnello Zizza, di tutto l'esercito, arrivo per primo proprio qui in questo punto, che ci ha visti già incontrarci qualche mese fa in piena pandemia. L'esercito è arrivato proprio in forze, ha montato questo ospedale da campo e ci ha veramente aiutato ad uscire da un momento di grande difficoltà, non solo per Cosenza ma per tutta quanta la Calabria. Nel momento in cui ci siamo resi conto che il numero dei contagi era diminuito, il numero dei ricoverati anche, ci siamo resi conto, e devo dire, devo ringraziare proprio i colonnelli, perché sono stati i primi a dire: non rendiamo vana questa presenza, e abbiamo trasformato il tutto in centro vaccinale. Questo è il momento dei vaccini, e ancora una volta l'esercito, la regione sono fianco a fianco per aiutare i cittadini a tutelare la propria salute. Quindi io mi auguro che i numeri ci aiutino nei prossimi giorni. Ringrazio veramente di cuore, perché ho visitato e devo dire è tutto perfetto, ma non sarebbe potuto essere altrimenti, e quindi da questo momento in poi mi auguro che si possa partire con questa campagna vaccinale con una marcia in più su tutti i territori. Su questo territorio l'esercito sarà veramente garante dell'efficienza, e quindi vado adesso su altri territori con una tranquillità maggiore, perché qui l'esercito saprà quello che dovrà fare. Sarà l'esercito, sarà l'azienda ospedaliera e l'azienda sanitaria provinciale ad occuparsi dall'arrivo delle fiale fino alla conclusione della catena, diciamo, di inoculazione e all'assistenza successiva. Quindi possiamo veramente partire con animo più alleggerito. Grazie di cuore veramente a tutti quanti voi per quello che state facendo e per quello che sono sicuro farete ancora. Grazie.